Mando un saluto a tutti i bambini e le bambine del Little Gelso. Oggi vi voglio leggere una storia con protagonista un piccolo bruco. Ciao, venite con me. Il piccolo bruco mai sazio di Eric Carle. Un sole. Di notte, su una foglia illuminata dalla luna, c'era un piccolo uovo. Ma una bella domenica mattina, quando il sole si levò caldo e splendente, dall'uovo, crack, uscì un piccolo bruco affamato. Subito si mise in cammino alla ricerca di cibo. Gnom, 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 gnom. Lunedì mangiò una mela, ma non riuscì a saziarsi. Martedì mangiò due pere, ma non riuscì a saziarsi. Mercoledì mangiò tre prugne, ma non riuscì a saziarsi. Giovedì mangiò quattro fragole. Riuscì a saziarsi. Venerdì mangiò 5 arance, ma non riuscì a saziarsi. Sabato mangiò un dolce al cioccolato, gnom gnom, un gelato, un cetriolo, gnom, un pezzo di formaggio, gnom, una fetta di salame, gnom, un lecca lecca, una fetta di pan dolce, gnom, una salsiccia, gnam, una pastina, gnam, e una fetta di anguria, gnam. Alla sera, oh, aveva il mal di pancia. Il giorno dopo era di nuovo domenica e il bruco si mise a mangiare una bella foglia verde. Gnam, 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 si sentì subito meglio. Adesso non era più affamato, era proprio sazio e non era più tanto piccolo, ma era diventato grande e grosso. Allora si costruì una casa molto stretta, chiamata Bozzolo, e rimase là dentro per più di 2 settimane. Poi scavò un buco nel bozzolo, si sforzò di uscire e era diventato una meravigliosa farfalla. Ciao bimbi!